Harry, amico mio, allora ha trovato una soluzione? Ecco, deve darmi ancora un po' di tempo, signor Murchison. Lo farei volentieri, ma il denaro mi serve. Doveva restituirmi i soldi il primo del mese, oggi ne abbiamo 24. Non posso più aspettare. Mi dia ancora un mese, se lo può permettere. Una settimana. E se per allora non avrai soldi, le querce diventerà mia. Harry, capisco che si tratta di perdere una proprietà di famiglia. Deve essere spiacevole, soprattutto per David. Lasci stare David, la prego. Lui non sa niente di questa storia. E non lo saprà mai se lei troverà i soldi entro una settimana. Quindi si dia da fare. Si inventi qualcosa. Sincero, mi dispiace. Aspetta. Scusi. È molto bello questo quadro. Ma l'ha dipinto lei? Se l'avessi fatto io, lo farei portare ad un altro. Ma sa chi l'ha dipinto? Lo chieda al gallerista. David, buongiorno, sono Jane. Non ti ha suonato la sveglia? Sono le 10 passate e sicuramente non siamo i soli a voler vedere quell'appartamento. E io non vedo l'ora di cominciare a sistemare il nostro piccolo nido. Solo che non posso farlo finché non ne abbiamo uno, tesoro. Proprio. Cosa? No, niente, niente, va bene. Allora vorrà dire che penserò io a tutti i preparativi per le nozze. Mancano solo 6 settimane ormai. Ma si può sapere dove sei? Sempre accanto a te. E ti amo. Che stupido che sei. Oh, grazie di essere qui. Ne va del nostro futuro. Ecco, appunto, e penso che il nostro futuro non comincerà certo in questo splendido quartiere di lusso. Non possiamo ancora permetterci un appartamento così. Aspetta, guarda che bello quel quadro. Quei gabbiani come sospesi nel vento. Chi li porterà via? Chissà. Sì, carino. Cari? Come cari? Tu mi costringerai a mettere un annuncio tipo scambio pediatra super impegnato con scarso spirito artistico con pittore sensibile e sognatore. Ah, perderesti solo del tempo. Uno meglio di me non lo troverai mai. Lo so, hai ragione. Ma non essere presuntuoso. Beh, dobbiamo sbrigarci. Sono già le 10:30. Per questo ti avevo chiamato. Scusa, amore, ho lasciato una cosa in macchina. Ti raggiungo là, ok? Mm-hmm. Fai presto. Amore, questo appartamento è fantastico. E ci sono addirittura 3 bagni, pensa. 3 bagni? Però noi siamo solo in 2. Non per molto, vedrai. Se credete, possiamo preparare l'atto entro pochi giorni. Forse per l'atto è presto. Vogliamo pensarci un po'. Ma certo, fate pure con comodo. Telefonatemi voi quando avete deciso. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Dave. Jane, si era detto che avremmo prima pensato alla mia clinica, giusto? Ma dovremmo pure abitare da qualche parte. Sì, ma non per forza in una casa così lussuosa. Scusa tanto, ma... qual è il tuo problema? Di soldi ne abbiamo a sufficienza e se non bastassero io li posso chiedere a mio padre oppure posso sempre chiedere un anticipo sulla mia eredità. Neanche a parlarne. Tuo padre già mi considera un cacciatore di dote. Non gli chiederò nemmeno un soldo. E poi a che ci serve un posto così grande, scusa? Si tratta di noi. E qui staremo bene. Scusa, ma cos'hai contro mio padre? Io? Io niente. È lui che pensa che meriteresti qualcosa di meglio. Mi dispiace, Jane. O ce la facciamo da soli o lasciamo perdere. Questa è una cosa ridicola, però... Chi?
Chiudi gli occhi. Perché devo chiuderli? Chiudi gli occhi e vedrai. Come faccio a vedere se chiudo gli occhi? Tu chiudili. Allora, hai fatto? Un momento. Li posso aprire? E ora vieni qui. Con gli occhi chiusi? Sì. Stai attenta. Aiutami che non vedo. Ecco. E ora apri gli occhi. Adesso? Sì, adesso. E sono convinto che presto troveremo anche la parete per appenderlo. Oh, David. Sei davvero un tesoro. Senti, devo dirti una cosa. Scusa un momento. Sì? Sì, sono io. Quando? Lo avete già portato in ospedale? Sì. Sì, certo. Arrivo subito. Che c'è? Mio padre ha avuto un infarto. No. Devo andare di corsa. Ti accompagno. No, non serve. Quando arriverò là, quel vecchio brontolone si sarà già rimesso. Fammi andare. Mi dispiace. Ah, Jane, dovevi dirmi qualcosa? Sì. Più tardi. Walter. Ciao, ragazzo mio. Allora, come sta? Purtroppo tuo padre non sta tanto bene. Il ventricolo destro è malandato e sai, dopo un triplo bypass... Vado subito. Sì, corri. Ha chiesto tanto di te. Grazie per essere venuto. Ti devo... dire... una brutta cosa. Sai, mi dispiace tanto, ma... ascolta, David. Io davvero non volevo. Pensavo, credevo di farcela. Prego, perdonami. Non parlare ora, papà. Me lo direi dopo. No, dopo... è troppo tardi. È molto importante. Ho fatto uno sbaglio. Beh, fantastico. Davvero? Ti sta benissimo, Jane. Non sembro una meringa. Ma una meringa fantastica. Posso? Sì. Piano. Sì. Ah. A testa. Allora va bene, no? Sì. David diventerà matto quando ti vedrà. Resterà a bocca aperta. Hai saputo niente di suo padre? No, David ha staccato il telefonino. Ma penso che se non si è ancora fatto sentire... vuol dire che si è ripreso. Suo padre ha già avuto diversi infarti e se l'è sempre cavata. Fatto. Che hai? Mi sento... Cosa ti senti, Jane? Gira la testa. Oggi sono uscita di casa senza mangiare niente. Andavo di fretta. Sono stata a vedere l'appartamento a Summerstreet. Ah, le faccio portare una tazza di tè? Sì, grazie. Allora? Che fate? Lo prendete? No, è troppo grande per noi.
David. Mona. Ancora non mi sembra vero. Aveva tanta voglia di fare. Lo so. La casa, il parco. Lui voleva che fosse tutto in ordine per il tuo matrimonio. Ma cos'è successo? Spiegami, come mai la casa è così mal ridotta? Non è stata colpa sua. Purtroppo è stato truffato. Lui era così sicuro che sarebbe stato un ottimo investimento. Oddio. Ma che cosa è accaduto? Tuo padre è stato imbrogliato da un sedicente agente immobiliare. Gli aveva affidato 250.000 sterline. Che cosa hai detto? Ma quello è scappato con tutti i soldi. È sparito dalla faccia della terra. Ma è una cifra immensa per lui. Come faceva ad avere così tanti soldi? Un prestito. Gli aveva chiesto in prestito. Vedi, era convinto che fosse l'affare della sua vita. Abbiamo visite. Lui era presente quando tuo padre ha avuto l'infarto. Michael. David, le mie più sincere condoglianze. Mi dispiace molto. Grazie. Lei era qui quando mio padre si è sentito male? Sì, ho chiamato io l'ambulanza. Non sapevo che vi conosceste. Tuo padre non se la passava molto bene negli ultimi tempi, economicamente intendo. Perciò ho cercato di aiutarlo. Sta dicendo che mio padre aveva dei debiti con lei? Sì, in un certo senso io ho rilevato i suoi debiti. E perché lei? Perché invece non si è rivolta a una banca? Questa possibilità gli era preclusa. Io ero la sua unica chance. E di quanti soldi si tratta? Cercherò di renderglieli io. Chiederò un'ipoteca sulle querce. Temo che non sia più possibile. Le querce è già gravata da ipoteche fino al tetto. Tuo padre era completamente al verde e mi ha ceduto le querce in garanzia. Che cosa? Allora era questo il suo scopo. Lei voleva le querce, non è vero? Tuo padre aveva assoluto bisogno di aiuto. E io l'ho aiutato. Questa casa appartiene alla nostra famiglia da più di 200 anni. E infatti è una casa molto vecchia. Ed è anche ridotta piuttosto male. Dovrò investirci parecchio. Ma ne farò qualcosa di molto particolare. La trasformerò in un albergo di lusso esclusivo. La cercavo da tempo una struttura così. E dovrà continuare a cercarla. Io non cederò mai le querce. Tu sei un sognatore, David. Tuo padre era molto più realista. Il fatto che la casa passasse a lei deve essere stato intollerabile per lui. Ora capisco perché ha avuto un infarto. Non provarci neanche. L'aveva pensata davvero bene. E adesso si aspetta che lasci Jane perché non posso più mantenerla. Ma io non la lascerò mai. Può scommetterci quello che può. Io voglio solo il meglio per mia figlia. È l'uomo migliore. Per me la discussione è conclusa. Ricordati che Jane non è alla tua portata, caro mio. Tu non hai più niente da offrirle. Devi rassegnarti. Si rassegni lei, perché non potrà impedire il matrimonio. Io ti consiglio di andare in banca per capire bene qual è la tua situazione. E poi, se vuoi, possiamo riparlarne.
David, sono Jane. Ma come mai non mi richiami? Vorrei sapere come sta tuo padre. Fatti sentire. Ah, ciao, come stai? L'ho incontrato in città la settimana scorsa. Aveva appena comprato un libro sulle cerimonie nuziali. Voleva fare bella figura, sai. E quando sei stata l'ultima volta alle querce? Io non me lo ricordo nemmeno più. Da molto tempo tuo padre non dava più ricevimenti. Era diventato quasi un eremita. Sai, purtroppo dal giorno in cui si era ammalato non incontrava più volentieri la gente. Sono stato da James Kent in banca. Le querce dovrà essere messa all'asta. Sul serio? Sì, papà era rovinato. Si è fatto truffare una grossa somma da un falso agente immobiliare, un certo Robert Sims. Avevo letto di quello scandalo, ma... Santo cielo, David. Stava per perdere la sua casa e questo forse... Questo forse ha spezzato il suo povero cuore malato. Che cosa posso fare per te? Hai 1 milione di sterline che ti avanza. David! Mi hai spaventata. Perché non mi hai più telefonato? Io ero così preoccupata. Mio padre è morto. Devo parlarti, Jane. Non vuoi mangiare? Ho preso qualcosa al cinese. Voglio che mi ascolti, ti prego, è importante. Vuoi rinviare il matrimonio, vero? Non è affatto un problema. Lo rimanderemo di, non so, un paio di mesi. O quanto vuoi tu. Finché non starai meglio. Non ci sposeremo più. Come hai detto? La situazione è cambiata. Non posso più aprire la clinica a Londra. Mio padre mi ha lasciato solo debiti. Debiti enormi. Dovrò rinunciare a molte cose. Non posso più sposarti. Tu sei impazzito. Andiamo, Jane. Come fai a non capire? Non ho più soldi. Non so come fare a vivere, non so cosa farò domani, né dopodomani. In questa situazione non ci si sposa. Non con una donna come te. Che significa una donna come te? Perché diavolo mi hai preso? Senti, David. Io credo che dovremmo fare tutto con un po' più di calma. Si può rimandare la clinica e anche la casa. L'importante è che stiamo insieme. Vieni, adesso mangiamo qualcosa e poi penseremo al da farsi. Non c'è niente da pensare. Io non posso farti promesse. Devo prima vedere come si mettono le cose per me. E se chiedessi a mio padre di darci una mano? Lascia perdere tuo padre. Ha già fatto abbastanza.
Abbiamo una sola possibilità. Dobbiamo lasciarci. David, io ti amo. E tu ami me, lo so, ne sono sicura. Quindi se vogliamo noi due possiamo farcela. Meglio che me ne vada ora. David! David! David, ti prego! David! Fidanzata, come mai non è venuta? Ci siamo lasciati. Ma come? Che è successo? Non andavamo d'accordo. Harry ha sempre detto che era una donna perfetta per te. Non ho voglia di parlarne. Scusaci, figliolo. Tesoro, ma che cosa è successo? David non mi vuole più sposare. E come mai? Cosa gli hai combinato? Non lo so, papà. Non ci capisco più niente. Ha detto di essere pieno di debiti e per questo non mi può più sposare e non può farmi promesse. Non so cosa gli sia preso. Ma come si fa a lasciare una donna come te? Quell'uomo deve essere pazzo. Ti voglio tanto bene. Ti va un caffè? Sì, grazie. Comunque glielo hai detto. Cosa? Che sono incinta? No, non ho fatto in tempo. E poi cosa avrei dovuto dirgli? Sposami perché aspetto un figlio da te. Sì, forse sarebbe rimasto, per senso del dovere. No, grazie. Vedi, io ero così sicura di lui. E pensavo che lui mi amasse, che sarebbe stato felice di avere un figlio. Ma ora è tutto finito. E io non so più davvero che cosa devo fare. Vieni qui, vieni, dai. Capisco che deve essere terribile per te, ma non devi abbatterti. Sei sempre stata molto coraggiosa e riuscirai a superare anche questo. Però fa male. Certo che fa male. Ma passerà presto, Jane. Ne sono sicuro. E quando avrai bisogno di una spalla su cui appoggiarti, ci sarò sempre io. David sembra essere crollato all'improvviso. Come se non avesse più forze, poverino. Beh, ha appena perso suo padre, è comprensibile. E per questo manda all'aria il matrimonio. Dai, non è possibile. Se tu finalmente accettassi di sposarmi, io non rinuncerei a te per nessunissimo motivo al mondo, te lo giuro. Comunque, può anche darsi che si sia accorto solo adesso di non amarla veramente. No, no. Secondo Henry, loro due stavano benissimo insieme. Ma è meglio di noi due, però. Senti, che ne diresti se... Se intanto mi trasferissi da te e cercassi di convincerti a sposarmi. Che tu sei matto. E poi non stiamo parlando di te, capito? Ah, no? Si tratta di David. Dobbiamo cercare di fare qualcosa per lui.
Ciao, David. James, mi porti buone notizie dalla banca? Temo di no, David. La banca ha fatto il possibile, purtroppo... Non puoi aiutarmi. Beh, me l'aspettavo. Da quando è morto mio padre, mi sembra di vivere in un incubo. E più cerco di uscirne, più mi sento cadere in un baratro. E adesso? Che mi consigli di fare? Metterla all'asta? Forse avresti dovuto vendere la casa a Murchison. No, mai. Sì, ma ti avevo offerto un ottimo prezzo. Il signor Murchison avrà le querce solo se passerà sul mio cadavere. Quanto tempo ho ancora? 3-4 mesi, non direi di più. David, tu sai che farei di tutto per aiutarti, se solo potessi. Lo so. E ti ringrazio, ma... penso che anche la clinica a Londra sia solo un miraggio. Perché, David? Col denaro che avevo a disposizione ho cominciato a saldare qualche debito. È stata come una goccia nel mare. E ora che farai? Pensi di restare qui? E come faccio a vivere? Da un pezzo mi sono dimesso dal mio vecchio impiego. Volevo aprire una clinica tutta mia. I finanziamenti erano già pronti e noi... No, niente, tanto ormai. E va bene, James. Trovami un buon acquirente, dopodiché spero di lasciarmi tutto alle spalle. Farò del mio meglio. James. Sì? Grazie. Questa sì che è una vergogna, figliolo. Neanche lui ti aiuta. Credo che la cosa migliore sia vendere le querce prima possibile. Dove vuoi far crescere i tuoi figli? Oh, Mona. Ai figli ci penseremo quando verranno. E poi si può avere comunque un'infanzia felice. Non esiste solo le querce. Buongiorno. Buongiorno. Come va, Walter? Ah, ciao, David. Che coincidenza, stavo per venire alle querce. Posso salire un attimo? Ah, naturalmente. Come sai, ora io sono disoccupato. Ah. Puoi darmi una mano? Volevo appunto farti una proposta. C'è sempre bisogno di un medico come te. Ecco. Prossima settimana torno a farti vedere, d'accordo? Sì, grazie infinite, dottore. Chi è il prossimo? Dottor Douglas, ha chiamato il signor Kent. Vorrebbe vederla stasera alle querce verso le 5. Ha detto di avere un acquirente. Ah, grazie Claire, lo richiamo subito. D'accordo. È un posto meraviglioso, signor Douglas. E questa vista è incredibile. Peccato che la casa sia mal ridotta. Ma con una buona ristrutturazione tornerà al fasto dei bei tempi. Veramente le interessa? Se dovessi acquistarla così com'è, mi verrebbe incontro con il prezzo? Mi dispiace, ma non lo credo possibile. Vede, siamo già arrivati al limite. E come ha detto lei stesso, le querce è un gioiello. E tornerà a risplendere. Allora, d'accordo. Quando posso cominciare con i lavori? Quando vuole, anche subito. Prima sistemo questa faccenda, meglio sarà per me. Bene. Allora siamo intesi. Manca soltanto l'atto, signor Kent. Arrivederci. Arrivederci. Mi dispiace, può entrare. Certo che posso entrare. Io sono suo nonno. Guardi che bello. Oh. È stata bravissima. Oh. Ecco. Glielo lascio. Ah, sì. Oh. Congratulazioni, tesoro mio. Grazie. Non è bellissimo?
Sì. Un vero Murchison. Sì, sono Tyson. Dica al signor Murchison che ho concluso. È andato tutto liscio. Bene, grazie. A dopo. Quando sarai più grande, ti porterò a fare il giro del mondo. Lasceremo tua madre a massacrarsi di lavoro e noi due invece ce ne andremo a goderci la vita. Ah, ero sicura di trovarla qui con suo nipote, signor Murchison. È arrivato il signor Tyson. Come, così presto? È in ritardo di 10 minuti. Sì, va bene, vengo subito. Qui fanno di tutto per impedirci di fare comunella, eh? Sembra che abbia una fame da lupo. Che fai, continui tu? Tieni. Ecco, da bravo, bravo, eh? Mm? Ecco. Salve. Buongiorno. And, vieni, vieni pure. Così porti Nicky a fare una passeggiatina. Certo. Allora, John. Ciao, Michael. È un piacere vederti, vieni. Accomodati. Ecco l'atto di acquisto delle querce, tutto come previsto. Promessa mantenuta, David. Il vecchio Murchison riesce sempre ad ottenere quello che vuole. Quando cominciamo con i lavori? Vorrai aprire entro la fine di settembre. Nessun problema, ho già preparato tutto. Scusate, ma è una cosa urgente. Ho sentito Victor Brown, vuole assolutamente sapere quale delle tre finestre preferisci. Questa. Non vi ho disturbato, vero? No, 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 nessun disturbo. Al contrario, sono John Tyson. Io sono Jane Murchison, la figlia del capo. Ah, capisco. Salve. Molto piacere. Piacere mio. Ma che bella! Appartiene a lei? Suo padre ha voluto... Cioè, voglio dire, io l'ho appena comprata e vorrei restaurarla, e quindi... È una meraviglia, è splendida. Io ho un debole per queste residenze d'epoca e mi piace da impazzire ristrutturarle. Mi farebbe piacere poter collaborare. Non se ne parla neppure. Ti devi occupare del progetto Martins. Ah, ormai è quasi tutto fatto. Puoi benissimo portarlo a termine. Ho detto che questo progetto non fa per te. Il discorso è chiuso. Non capisco perché. Avanti, so, quando posso venire a vederla? Jane, sarei più felice se non ti occupassi di questa cosa, chiaro? Lei lo vuole un caffè? Volentieri. Per lei lo faccio bello forte. Deve essere distrutto dopo il turno di notte. No, a me bastano 3 ore di sonno. Si vede che non ha famiglia. Almeno c'è un lato positivo. Non sei mai riposato quando hai moglie e figli che ti danno il tormento. Sara, ma esistono anche donne che non danno il tormento ai mariti. Una fetta di torta? Grazie. È buona? Squisita. Sembra una di quelle torte che facevano una volta le nonne. E infatti è una ricetta di mia nonna. Ah, l'ha fatta lei allora? Complimenti, Claire. Grazie. Allora, stavo dicendo, ci saranno delle donne che non tormentano i mariti? Chissà se il mio caffè è pronto. Oh, mi scusi. Ah, sei qui, David. Stasera c'è l'inaugurazione della mostra di... Sì, certo. Eve Livingston? Sì. E fa una mostra? Dove? Beh, nel suo atelier. L'inaugurazione è stasera alle 7. Interessa anche a lei? Sì. Bene. Ma quanto...
quante sono? Una, due, tre, da, sono troppe. Non riesco a contarle. E così sono tornato. Ah, è questa? Sì, siamo arrivati. Che bello, è proprio come immaginavo. Non è così fatiscente. Si rimette in sesto con poco. Ah, che vista meravigliosa. Splendido. Allora, avevo esagerato? No, affatto. È un posto meraviglioso. Oh, guarda. E dentro è ancora più bella. È emozionante. Penso di essermi già innamorata della casa. Ma poi che intenzioni hai? Ci vieni a vivere? Non lo so, è un po' troppo grande per una persona sola. Veramente dopo la ristrutturazione pensavo di venderla, ma chi lo sa. Allora, John, sarai felicissima di rimettere a posto questa casa per te. Ti prego. Allora, d'accordo. Una splendida mostra, Amy. E anche tutto il resto. Oh, grazie. Prendi un altro bicchiere. È nello studio, è apparecchiato il buffet, accomodatevi. Oh, Walter, David. Eccoci. Credevo che vi foste persi. No, abbiamo solo fatto un po' tardi. Benvenuti. Ciao, Eve. Come sono felice. Ti auguro tanta tantissimo successo. Grazie tante. Che caro. Lei è Claire Miller. Piacere. Molto piacere. Tua grande ammiratrice. Sì? Allora spero che i miei ultimi quadri non la deludano troppo. Dia un'occhiata in giro. Prendete anche un aperitivo, servitevi. Grazie. Pure. Il mio preferito è quello là. Piace molto anche a me. Ah, ecco, è quello. Sì? Sì. Oh, David, ma come fate? Bello, voi vero? Uomini? Anche se siete più stressati, state sempre meglio di noi. Mai meglio di te. Comunque il peggio è passato, vero? Direi di sì. Merito suo? Credi davvero che Walter mi lasci il tempo di pensare alle donne? È un vero schiavista. Hai sentito, che Walter? Che bufonchiate voi due. E ovviamente non farò mai il tuo nome. No, non scoprirà niente, ci penso io. Brava, mettila là. Ora ti devo lasciare. A presto, Michael. John, come va? Buongiorno. Buongiorno. Come va? Dormito bene? Sì, benissimo. Allora, mettiamoci subito al lavoro. Tu parli con i fornitori e io ti farò da autista, va bene? Sì, va benissimo. Ottimo. Mio figlio protesta. Già. Se quando si sveglia non vede vicino qualcuno che conosce, si arrabbia moltissimo. Ah, sì, sì, eccomi qua, va tutto bene. John, questo è Nicky. Nicky, lui è John. Piacere. Lo porto di sopra alla ragazza. Sì. Oh, amore mio. Suo padre deve essere molto fiero di lui. Diciamo che non ha un padre. Abbiamo bisogno di rifare quasi tutti gli infissi e le porte interne. E sicuramente anche qualche solaio. Forse può intanto venire a dare un'occhiata. Così poi ci potrà fare un preventivo. Ah, le presento il signor Tyson, che è il proprietario. Forse è meglio andare fuori, qui non si sente niente. Certo. Benissimo, Tom. Lei era l'ultimo sulla nostra lista. Allora, abbiamo visto sì, il muratore, l'elettricista, l'idraulico, il pittore, tutto fatto. Jane, sono molto felice che ti occupi tu della casa.
Andiamo bene. Oggi non mi sento in vena. Ce ne andiamo a casa, eh? E hai fatto tutto questo solo per me? Ho pensato che saresti stata affamata. Io, eh? Hai fatto un ottimo lavoro. E questa è la ricompensa? Mm, esatto. Non così in fretta, però, eh? No, 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 no. Forse berrei un bicchiere di champagne. Certo. È per via del padre di Nikki? Per David? Sì, probabile. Perché non siete rimasti insieme? Perché ci siamo lasciati. Ecco perché. E il bambino? Vedi, ci siamo lasciati. Ci siamo lasciati prima che sapesse che ero incinta. Il padre di Nikki non sa niente del bambino. E penso che in fondo è meglio che non abbia saputo niente, vero amore mio? Eh? Ti sei dimenticato di condire l'insalata. Vado un attimo in cucina e lo faccio io. Va bene. Non mangiare tutto. Dove vai? Vieni subito qui. Oh. Mi scusi. È un vero fulmine. Sì, è un po' troppo vivace. Salve. Salve. Lei è la nuova proprietaria delle querce. Le querce? Questa è le querce? Sì. Non è della famiglia Douglas? Lo era, fino alla morte di Henry Douglas. Il figlio l'ha venduta un paio di settimane fa. Lei conosce David Douglas? David Douglas? No, non lo conosco. E io non sono la proprietaria, la sto solo ristrutturando. Sono un architetto, Jane Murchison. Io non volevo disturbare. Spesso vengo da queste parti a dipingere. Qui il panorama è meraviglioso. Le querce. Ah, eccoti qui. Nikki sentiva la tua mancanza. Già. Salve, mi chiamo John Tyson. È lei il nuovo proprietario? Sì. E pensa di stabilirsi qui per caso? A dire il vero, ancora non lo so. Lei dipinge, vero? Sì. Interessante. E espone da qualche parte? Sì, attualmente ho organizzato una personale nel mio atelier. Sono Eve Livingstone. Se le fa piacere, mi venga pure a trovare. Volentieri. Oggi però devo tornare a Londra. Ma forse Jane, ti vate? Sì, con molto piacere. Sempre se posso portare anche Nikki. Certo. Sarebbe il mio più giovane ammiratore. Ma lo sai che qualche mese fa ho comprato uno dei suoi quadri? Oh, dice sul serio? Sì. E le giuro che occupa il posto d'onore in casa mia. Mi è piaciuto subito. Ah, grazie. E dove l'ha scovato? In una galleria di Londra, a Hampstead. E per la verità il mio quadro mi piace anche di più di questi. Il mio è così pieno di luce e di colori. Per questo l'ho preso. È anche molto bello come ha reso in quel quadro la violenza del temporale, ma è un po' più cupo, malinconico. Sì, capitano a volte dei periodi così. È delizioso. Grazie. Gradisce un po' di latte nel tè? Sì, grazie. Ecco. Lo sa David di avere un figlio? Cosa? Non capisco di che parla. Il suo Nikki è identico a David da bambino. Jane,
Io credo che dovrebbe dirglielo. Forse questa storia non la riguarda, non crede? Sì, ha ragione, le chiedo scusa. Ma la madre di David era la mia migliore amica. E lui mi è molto caro. Vorrei solo che fosse felice. Se conosce tanto bene David, allora saprà sicuramente che mi ha lasciata poco prima delle nozze. Se avessi saputo che quella casa era Le Querce, non avrei mai accettato l'incarico. Ora devo andare. Ah sì, mi perdoni. Questi non sono affari miei. Mi scusi. Crede che voglia far crescere Nicky senza un padre? La prego, Eve. Non gli dica mai che... Non dica mai a David di avermi incontrata. Non voglio che si senta in colpa in nessun modo. Se per caso venisse a sapere che sono qui, allora... Vorrebbe incontrarmi o forse no. E lei che cosa vorrebbe? Accorgo solo adesso, Londra è troppo lontana da te, John. Si accomodi pure qui. Grazie, c'è molto da aspettare. Il dottore la vedrà. Ti fa male anche qui? Non così tanto. Si vede che hai sforzato un po' troppo il piede. Quindi la prossima sì, volta... Sì, ti prometto che la prossima volta passerò per le scalette. Hai sentito che hanno cominciato i lavori di restauro alle Querce? Ah, sì? Già, e verrà molto bene. Sai, ho visto l'architetto. È una bellissima donna. Molto simpatica. Eve, scusami tanto, ma ho altri pazienti. Ti ho prescritto una pomata. Dovrei metterla due volte al giorno sulla parte dolorante e cercare di non sforzarti. Grazie tante. E dov'è la signorina Claire? Oggi non l'ho vista per niente. La signorina Claire? Lei si occupa di casi molto meno urgenti del tuo. Non tutti i pazienti sono gravi come te. Ti posso fare una domanda? Fai sul serio con lei? Io non faccio niente. Col mio stipendio e tutti i debiti, non posso certo pensare a prendere moglie. Potresti cercartene una ricca? Ma certo, sì. Così potrei farmi mantenere. È quello che ho sempre desiderato. Ma perché gli uomini sono così complicati? La cosa importante è volersi bene. Allora, che è successo? Eve, la signorina Claire mi ha detto che hai avuto un brutto incidente. Bene, più di così non posso fare per te. Arrivederci. Ah, Eve. Sì? Anche se non ti fai male, vieni pure da me. Ho sempre bisogno di qualche buon consiglio sui rapporti personali. Era solo questo. Mi hai fatto preoccupare, sai. No, una vecchia quercia non muore mai. Ah, sciocchezze. Invece tu hai proprio bisogno di qualcuno che si occupi di te. Se tu mi sposassi, io non ti lascerei sola nemmeno per un istante. Non sarebbe facile per te. Come faresti con la clinica? Beh, potrei lasciarla a David. In questo modo sarei solamente tuo. No, quello è un po' grosso, me ne dia un altro. Sì, questo è perfetto. Come va, dottore? Signorina Claire. Non mi dica che sa anche cucinare. Beh, non molto. E se mi si brucia mi faccio invitare da qualcun altro. È una buona idea. E anche molto pratica. Anzi, senta, vuole essere mio ospite? Ma l'avevo detto apposta, io intendevo... Su, andiamo. Mangiare da soli è così noioso. Mi farebbe davvero molto piacere. Sa che facciamo? Domani volevo fare una gita in bicicletta. Lei ne ha una, vero? Veramente no, ma posso sempre affittarla. Allora perfetto. Domani andiamo a fare una gita in bicicletta e poi cucino qualcosa. Ah, domani... Domani credo di essere di turno. No, è di riposo. Ho visto il tabulato. E quindi domani alle 9 passo a prenderla. Arrivederci.
Buonasera, mi scusi, io una volta abitavo qui. David! Jane, sei tu l'architetto? Sì. Bene, come ti va? Ecco, bene, diciamo, bene. E a te? Anche a me. Mi riposo, lavoro, mi riposo, lavoro e così via. Sono contenta di vederti, davvero. Siediti qui. Sì, grazie. Mi dispiace così tanto, Jane. Non ho mai voluto farti soffrire, lo so, io. Lo so. Avevo paura di farti soffrire anche di più. David. Mi ami ancora? Sì. Che coincidenza, però. Tu ristrutturi la casa dove io sono cresciuto. Sì. Però non è stata solo una coincidenza. Vedi, John Tyson e mio padre sono amici. Aspetta un momento. John Tyson è un amico di tuo padre? Sì, e io sono entrata per caso in ufficio mentre loro... Non è possibile. Dovevo immaginarmelo. È incredibile. Cosa? Cosa c'è? Non fingere con me. Dovevi saperlo che tuo padre voleva ad ogni costo questa casa. Cercò di portarla via a mio padre. Ma a te questo non importa. Tu pensi solo a ristrutturarla perché il suo trionfo sia completo, vero? David, David, ma che dici? Che non ti fa nessun effetto collaborare alla sua meschina rivalsa. David, David, io non so niente di questa storia. E allora chiedilo a tuo padre. Ferma, ferma. Comunque, niente male per uno che vive in città quasi tutto l'anno. Domani mi faranno male tutti i muscoli. Ah, dopo le faccio un bel massaggio e passa tutto. Quella è le querce. La stanno completamente ristrutturando. Non sa chi andrà ad abitarci. Non ne ho idea. Una casa così bella. Vogliamo arrivare fin là? No, grazie. È meglio tornare indietro. Ah, buongiorno, Jane. Salve. La trovo sempre al lavoro. Mi piace molto quello che sta facendo qui. Grazie. Non si sente bene? Diciamo così. Beh, forse potrei provare a distrarla un po'. Sono venuta per invitarla a cena da me stasera. Ci sarà anche un mio carissimo amico, il dottor Walter Hill. Sa, è il direttore di un ospedale di primissimo ordine. E chi altro verrà? Stia tranquilla, siamo soltanto noi. Grazie per l'invito, allora. Diciamo alle 9? Mm-hmm. Verrò volentieri. Lascerò Nikki con Anna. Mio padre. Oh? Deve scusarmi, ma gli devo parlare di una cosa importante. Sì, certo, io vado via. Ci vediamo stasera. L'aspetto. Come va, tesoro? Ciao, John. Ciao. Come sta l'erede al trono, Ho bisogno di parlarti. Sì, dopo. Prima voglio vedere il mio nipote. David è stato qui. Ha detto che John ha comprato la casa per tuo conto, come prestanome. Ah, ha detto così? E sapresti spiegarmi perché avrei dovuto farlo? È quello che ti chiedo io. E va bene, devi sapere che dopo la morte del padre ho chiesto a David di vendermi la casa per ridurre quella montagna di debiti, ma lui non ha voluto.
E perché adesso dice una cosa del genere? Che motivo avrebbe? Io questo non te lo so dire. Non è una cosa che mi riguarda. E adesso vado da mio nipote, se a te va bene. No, che non mi va bene. Devo sapere che non hai niente a che fare con le querce, ti prego, dimmelo. Jane, le querce appartiene a John, l'ha comprata lui e io non c'entro niente, ok? A proposito, hai per caso detto a David di Nicky? No. Jane, c'è qualche problema? No. Sono contenta che sei qui. Avrei una bella idea per quel grigio padiglione dietro la casa. Avevo pensato di... sempre che tu sia d'accordo. Fai tutto quello che vuoi. Quello che fai tu è fatto bene. Potrebbe costare parecchio. E allora? Oh. Sono bellissimi, grazie. Ti sono un po' mancato. Sai che la zia di mio padre ne aveva uno uguale. Ah, davvero? Sì, era proprio uguale a quello. Da quanto costa? Signor dottore, mi fa tanto male qui. Eve, credevo che un paziente mi avesse seguito. Sta tranquillo. Come va, eh? Bene, grazie. E il giornale non dice niente di quel truffatore, quel Sims, non l'hanno ancora preso? No, ma che? Quello se la starà spassando in barca da qualche parte alle Maldive. Non ho nessuna speranza di riavere i miei soldi. Dici? Non dovresti rinunciare così alle querce, sarebbe un grosso errore. Quella sarà sempre casa tua, è lì che dovresti vivere un giorno. Fammi andare. Ah, a proposito, ti andrebbe di venire a cena da me stasera? Allora, che te ne pare? Molto carino. Ah, buongiorno, Sara Livingston. Grazie per l'invito, ma stasera andiamo a Plymouth, a teatro. Sogno di una notte di mezza estate. Forse meglio così. Buon divertimento. Grazie. Grazie. Arrivederci. Non ti andrebbe di venire a Londra con me? Non posso. Prima il dovere, poi il piacere. Lavoro, lavoro, lavoro. Pensi soltanto a lavorare. Qui va tutto alla perfezione. Potresti benissimo venire a Londra e tornare qui una volta a settimana. Così potremmo stare insieme tutte le sere. Potremmo andare una volta al cinema o a teatro. Potrei cucinare per te o tu per me. Sai cucinare, vero? Sì, certo che so cucinare. Ti prego, John, non essere impaziente. Ci vorranno ancora un paio di settimane per finire il lavoro e poi tornerò a Londra. Jane, tu fai finta di non capire. Io sono innamorato di te. Voglio vederti ogni giorno e anche ogni notte. E prima possibile. Questo roast beef era come sempre magnifico, ma purtroppo dovrò rinunciare al dolce. Devo tornare in ospedale. Ti do una fetta da portar via. Come rifiutare? Scusi, mi dispiace tanto, ma la mia professione a volte ha dei risvolti antipatici. Spero di rivederla presto. Certo, molto volentieri. Bene. Arrivederci. Arrivederci. Ecco. Ah, grazie infinite. Una persona stupenda. È la donna ideale per David. Buonanotte. Buonanotte. Pronto? Anne? Sì, finalmente ora dorme. Vedrai che la febbre sarà calata. No, non penso di tornare tanto tardi. Sì, a dopo. È un peccato che non sia potuto restare. Scusami tanto, Eve. Volevo chiederti una cosa un po'. Chiedi. Ecco, volevo chiederti se... Cosa c'è fra Walter e te? Oh, figurati. Niente, che cosa dovrebbe esserci? Chi era al telefono? Nicky non sta bene? Era Anne. Ha detto che va tutto bene, adesso dorme. Aveva un po' di febbre. Oh. Ma dai, dimmi che c'è tra voi. Lo vedrebbe anche un cieco che Walter è innamorato di te. Già.
L'amore. A volte gli diamo troppa importanza. Vieni, beviamo un cognac. Gli diamo troppa importanza. Chi è che voleva che David e io tornassimo assolutamente insieme? Chi è che parla sempre di amore e di sentimenti? Ma voi siete giovani, è tutta un'altra cosa. Se Nicky ha la febbre, forse faresti bene a portarlo in ospedale. Potrebbe anche essere una cosa seria. Ma no, sta solo mettendo i denti. Un momento, ma tu non lo dici per Nicky. Io dovrei andare in ospedale. Era solo un piccolo trabocchetto. David è venuto alle querce. E allora, che cosa ti ha detto? Di Nicky? No, non gliel'ho detto. Ma come, tu non gli hai detto ancora niente? No. Ma Jane, prima o poi dovrà pur sapere che ha avuto un figlio, no? Anche per Nicky. Ha il diritto di sapere chi è suo padre. Ma... E David ha tutto il sacrosanto diritto di sapere che ha avuto un figlio da te. Non è stata una bella serata? Sì, una bellissima serata di mezza estate. Sto molto bene con te. È tanto tempo che non ero così felice. Non è merito mio. È merito del signor Shakespeare, della bella nottata, della luna e del tuo carattere un po' romantico. Cos'hai contro il romanticismo? Può rendere un momento molto piacevole, non è vero? Solo i violini zigani. Buongiorno. Buongiorno. Cerco il dottor Douglas. Il dottor Douglas? Non so se sia già arrivato. Claire? Il dottor Douglas è arrivato? Buongiorno. Buongiorno. Mi dispiace, ancora non c'è. Forse posso aiutarla io? O si tratta del bambino? No. Posso accompagnarla dal dottor Hill? No, vorrei parlare personalmente con il dottor Douglas. È una cosa privata. Ah? Se vuole, gli posso riferire un suo messaggio. Oppure mi lasci un suo recapito. Ce l'ha il mio numero, ma... Ma forse potrebbe dirgli che... Che è venuta... No, non importa, non gli dica niente, lo richiamo io. Grazie mille. Come vuole. Solo che... Adesso è sempre molto impegnato, sa com'è? Quando uno sta per sposarsi, pensa solo a quello. Non si riesce più a farlo ragionare. Jane. Ciao. Guarda che cosa ho trovato in saldo a Mulberry Street. Carino, vero? Sì, molto carino. Cosa fai? Stai levando le tende? No, è che i lavori sono a buon punto e gli operai hanno bisogno di questa stanza. La mia presenza qui ormai è diventata inutile. Stai scappando? Tu e le tue chiacchiere. Mi avevi quasi convinta, sai? Ma come ti ho già detto, Nicky e io ce la caveremo benissimo anche senza David. E neanche lui ha bisogno di noi. Ne sei tanto sicura? Eve, io ho la mia vita a Londra. E David ha la sua qui. È che non sopporto l'idea che David sia infelice.
Eve, ti prego. Ora non essere così drammatica. David è un uomo adulto. Tu non sei responsabile per lui. No, però... ti ho detto che... la madre di David era la mia migliore amica. E io l'ho resa molto infelice, purtroppo. E continuo a sentirmi in colpa per la sua morte. Perché? Cosa è successo? È una lunga storia. David era ancora piccolo. E io mi ero innamorata. Per la prima volta in vita mia ero innamorata sul serio. Di Henry. Che guarda caso era il marito della mia più cara amica. È stata una follia. Forse eravamo davvero impazziti. Poi un brutto giorno, non so bene per quale motivo, Mary tornò a casa prima del previsto e ci vide insieme. Uscì di corsa dalla camera, salì in macchina e scappò via. E a Shepparden, là dove c'è quella curva stretta, perse il controllo della macchina e finì in mare. Fu una cosa terribile. Eve, è stato un incidente. David mi ha raccontato che è stato un tragico incidente. Vorrei tanto crederlo. E se lei l'avesse fatto apposta? Capisci ora perché mi sento tanto responsabile per David? È colpa mia. È solo colpa mia se è cresciuto senza l'affetto di sua madre. E adesso chiedi a me di non abbandonarlo. Ma questo non è giusto, lo capisci, Eve? E non pensi a Nicky? Vuoi farlo crescere senza un padre, Jane? Mio figlio sicuramente avrà un padre. Sì, John. John vuole bene al bambino. E Eve... tu vuoi sostituirti al destino. Ma il destino ha già avuto la possibilità di far tornare David e me insieme. Ma non è successo. E forse è meglio così. Su, avanti, di buonanotte. Buonanotte. E adesso a nanna, piccolino. Ecco, bravo. E domani? Domani tuo nonno ti porta allo zoo. Per me le babysitter potrebbero ammalarsi tutti i giorni. Come va con le querce? Bene. A fine mese consegno sicuramente la casa a John. E poi? E poi prenderò un altro lavoro. Sai benissimo che voglio dire come va con John. Con John? È vero, non te l'avevo detto. Ho deciso di sposarlo. Prima di Natale. Davvero? Hai sempre desiderato che Nicky avesse un buon padre, no? Questa è la più bella notizia da tanto tempo. John ama te e anche Nicky. Sono sicuro che sarete molto felici. Vieni qui. Buonanotte. Ciao, tesoro mio. Allora? Oddio mio, è davvero splendida. E hai rispettato i tempi di consegna. Sì. Incredibile. Aspetta a fare i complimenti quando avrai visto l'interno. Nicky, dorme tranquillo. Dai, andiamo. Jane, sono senza parole. Sei stata bravissima. È diventata casa tua. Ogni dettaglio parla di te. No, che c'entra?
parla dei muratori, degli stuccatori, dei pittori, dei falegnami, di tutti quelli che hanno lavorato qui. Magnifico. Jane, io non so che dire. È un'autentica meraviglia. Veniamo a viverci, Jane. Possiamo trasferirci qui anche domani. Io non posso vivere qui. È assolutamente impossibile. Perché? Questa casa è splendida e noi... Scusami. Sì? Ah, signora Winterbottom. Sì. Sì, perfetto. Arrivo appena possibile. Fra 3 ore sono da lei. Grazie, arrivederci. Amore, mi dispiace. Finalmente la signora Winterbottom si è decisa a vendere. Benissimo. Devo andare subito a Londra. Però stasera voglio festeggiare. Ho riservato un bel tavolo da mezzo, alle 8. Allora io vado a trovare Eve. E poi ti aspetto. A stasera. Oh, Jane. Ti amo tanto. Non avrei mai pensato di potermi attaccare tanto alle querce. Lo so. È la casa di David. Forse non sarebbe una cattiva idea. John e io alle querce. Nicky nella casa di suo padre. È quasi l'ideale. Non commettere errori, Jane. Io sposerò John. E David quella Claire. Così andrà tutto a posto. David è stato il mio grande amore. Io non lo sono stata per lui. Io credo che David abbia avuto paura di mostrarsi debole e per questo non ha chiesto aiuto. A volte la paura fa commettere grandi errori e ci cambia la vita. Io sposerò John. Ormai è deciso e non torno più indietro. È un peccato. Ancora uno? Non mi piace affatto. Non è grave, ma è meglio fare una radiografia. Si può rivestire. E poi vado a chiedere alla signorina Claire... Dov'è la... Dottore! La prossima volta che vieni a Londra fammelo sapere prima. Puoi benissimo stare da me. Passeremo qualche serata insieme e faremo delle belle chiacchierate. Lo tieni un secondo? Certo. Vieni. Sentirà la tua mancanza. Ah. Il telefono. Dammelo. Forse è quella gallerista di Southampton. Aspetta solo un momento, non te ne andare. Livingston? David? Sì. Oh, santo cielo. Ed è molto grave. Sì, vengo subito. E grazie per avermi avvertito, David. Arrivo, ciao. Ma pensa, Walter deve essere operato. È una banale ernia del disco, ma lo operano subito. David ha paura che i nervi della gamba possano essere compromessi. Dai, sali, ti porto all'ospedale. Oh, davvero, puoi? Ma certo. E tu non vieni? No, questo non me lo puoi chiedere. Non essere così, così dura. Non sono dura. Non voglio farmi manovrare. Ormai ho deciso. Sicura? Sì, sicura. Beh, allora, tanti auguri. Grazie. Anche a te. Ci vediamo presto. Se fosse stata una cosa grave, non me lo sarei perdonato. In fondo avevi ragione tu. Il tempo passa
E noi due lo stiamo proprio sprecando. La colpa è delle mie paure. Io ti amo, Walter. Ti voglio molto bene, però... Però che cosa? Che imbroglione che sei. Pensavo che dormissi. Per l'ultima volta. Mi vuoi sposare, Ip? Certo, ma... Scusami. Non vorrei renderti infelice. E che ne dici? Almeno per una volta di promettermi di rendermi felice. Allora, Walter, sembra che tu ti sia ripreso magnificamente. Già, hai visto? Guarda qui. Molto bene. Grazie a te. David, noi due ora dobbiamo parlare. Credo che sia arrivato il momento di cambiare la mia vita. E ho intenzione di prendermi cura di questa signora per tutto il resto della mia vita, capisci? E perciò desidero ritirarmi dalla professione. E quindi te lo chiedo ufficialmente. David, vuoi essere tu il mio successore? Mezz'ora di tempo. Per favore, dobbiamo festeggiare. Ora sei tu il mio capo. Che è successo? Incidente d'auto. Una donna di circa 25 anni e un bambino. Possibili lesioni interne. Jane! Non lasciarlo morire, David, ti prego. Prego, non lasciarlo morire. David, allora... Va tutto bene, Jane. Perché non me l'hai detto? Ecco, io non ho trovato l'occasione giusta. Le querce, però. Alle querce, tu sei arrivato, mi hai aggredita e te ne sei andato via. Come facevo a dirti di Nicky? Nicky? Salve. 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 Jane, io non ho mai smesso di amarti, sai? E continuerò ad amarti per sempre. Anch'io ti amo, David. Anch'io. Dopo la morte di mio padre è andato tutto all'aria. Io non capivo più niente.
dispiace tanto dovertelo dire, ma tuo padre ha agito sempre in malafede, fin dall'inizio. Sì? Tesoro mio. Come stai? Dov'è il piccolo? Lui sta bene, vero? Allora? Non riesco a credere a quello che hai fatto. Che vuoi dire? Che hai rovinato la vita di David. E mi hai mentito. E hai quasi rovinato anche la nostra vita. Cosa ti ha raccontato? Non devi dar retta a quell'uomo. Quell'uomo è veleno per te. Quell'uomo mi ama. E mi ha sempre amata. Ma per te non era abbastanza, papà. E per questo hai fatto di tutto per separarci. Io non... Non posso. Non posso giustificare quello che hai fatto. Jane, tu mi devi ascoltare. No. Non voglio ascoltare. Jane. Per favore, vattene via. Ora. Signor Douglas, che posso fare per lei? Si tratta delle querce. Vorrei ricomprarla. Mi dispiace, ma le querce non è più di mia proprietà. Come? Io ora come faccio? Devo a tutti i costi riaverla. È appartenuta alla mia famiglia per generazioni. Ho concluso l'affare poche ore fa. Mi dispiace molto. Ah, capisco. Già. Arrivederci, signor Tyson. Salve. John. Allora? Contenta? Sì, io... Tu lo sai, vero? Avrei solo voluto saperlo prima. Ma in un certo senso, in fondo, l'ho sempre intuito. Senti, John, mi dispiace tanto, io non... È da parte di tuo padre, ha detto che è per te. Non voglio niente da mio padre. Beh, almeno dagli un'occhiata. Andiamo. Al tuo posto accetterei. Penso che tuo padre abbia capito che siete fatti l'uno per l'altro e che non sempre può fare a modo suo. Tanti auguri. In ospedale mi hanno detto che eri qui. Non sarebbe bello se Nicky potesse crescere qui? Certo che sarebbe bello. Ma vedi, sono appena stato da John Tyson. E ha rivenduto le querce. Non potremo mai vivere qui. Evidentemente non era destino. Aspetta un momento. Ti prendo una cosa. Vai da papà. E questo cos'è? È per noi. Guarda tu. Ah! Attento. Da tuo padre. No, Jane, non mi interessa. Leggi bene, per favore. Mio padre non l'ha comprata per noi. L'ha regalata a Nicky perché desidera che Nicky cresca qui. È il suo modo di farsi perdonare. Ed è giusto che sia così. Noi vivremo qui e faremo in modo che... Che Nicky abbia un'infanzia molto felice. Forse hai ragione. Thank you.
Ballerini provetti o casi umani? So You Think You Can Dance, tra poco su Fox Life.